Abbiamo conosciuto Veronica in una bellissima giornata di sole e con quei suoi occhi azzurri ci ha conquistato incantevolmente. Veronica aveva bisogno di una bicicletta particolare, tecnica, in quanto lei voleva avvicinarsi al mondo del triathlon. Noi esperti specializzati in questa disciplina così particolare volevamo concentrarci su di lei proprio per crearle un prodotto specifico e un prodotto che potesse permetterle di iniziare questa nuova attività. Dopo vari incontri, mio fratello Simone e mio zio Guido hanno deciso e studiato una bicicletta personalizzata per Veronica affinché lei riuscisse a dare il meglio di sé per questa disciplina. Andiamo a vedere la bici. Telaio RF6 è un telaio monoscocco in carbonio con la particolarità del triangolo posteriore ribassato. Questo permette una maggiore dinamicità e un telaio sempre pronto in ogni movimento, soprattutto negli sprint e nei percorsi in salita. Il telaio è molto scattante e reattivo, ha anche la forcella integrata nello sterzo e un telaio completamente monoscocco in carbonio unidirezionale per un peso di 900 grammi. Le necessità e le richieste di Veronica erano le seguenti. Abbiamo inserito un cambio elettronico Ultegra D2 sia nella parte del manubrio aerodinamico, proprio utilizzato per una bicicletta da triathlon, e sia nelle leve integrate, nelle prolunghe da sprint. Quindi un cambio elettronico D1 inserito sia nel manubrio che nelle appendici. Inoltre la parte più importante è stata quella di applicare il freno per l'utilizzo della mano di Veronica, entrambi, sia l'anteriore che il posteriore, nella parte destra. Quindi lei utilizzerà con un semplice movimento, riuscirà a frenare contemporaneamente le due pinze, partendo prima dalla pinza anteriore e successivamente dalla posteriore per non avere un disguido. Inoltre abbiamo mantenuto il livello delle leve appoggiamani leggermente più alto, in modo tale che Veronica possa avere il dominio della bicicletta e si possa sentire sicura e in ogni evenienza. Sto montando l'ultima fase della bicicletta con la fase dei pedali, dove abbiamo cercato di allungare il pedale per avere miglior appoggio sul piede. Facciamo le ultime fasi sul cambio elettronico, ultime regolazioni, l'accentatura della catena e poi la bicicletta è pronta. Esatto, questo non lo consideriamo, non ci interessa. Cambio, posso cambiare qua e qua internamente e di qua e qua uguale. Benissimo. Sì, allora aspetti, spiego. 11 rapporti, deragliatore anteriore, 2 rapporti. Stessa cosa, cambio, deragliatore.